Mi chiamo Minante Carmine, ho già compiuto gli 88 anni, ecco, ho cominciato a insegnare sui 30 anni, penso, dai 30 ai 50, ecco, come maestro elementare per forza. Ecco, ritengo a dire che ho fatto per parecchi anni la pluriclasse, questo mi interessa dirlo, quindi dalla prima alla quinta, bambini che non erano di qua, a Monte di Mezzo, a Santa Brigida, a Monzon, a Canal San Bovo, perché a quel tempo non avevamo mai una sede fissa, venivamo spostati quasi ogni anno. Però la soddisfazione che mi ha dato questo insegnamento della pluriclasse, vorrei quasi dire che non l'ho avuto quando insegnavo in una classe unica. Anche se erano bravi o erano disciplinati, tutto, però nella pluriclasse il problema disciplina non esisteva, esisteva solo la voglia di imparare, ecco, tanto che quando hanno fatto a Monzon sono andati a Pera a fare l'esame, però li hanno trovati preparati come quelli della classe unica. Chiedono anche il metodo che si usava, non saprei che metodo, il metodo veniva quasi spontaneo perché avevamo a disposizione soltanto i sussidiari e qualche rivista a cui mi abbonavo, per esempio Scuola Moderna, non mi ricordo insomma il titolo, e poi schede non esistevano, dovevamo preparare le lezioni ognuno per conto suo e con la parallela siamo andate d'accordo, ma c'era una certa antagonismo perché ognuno voleva essere più bravo dell'altro, tanto per dire così, però sempre di comune accordo. Avevo anche un ragazzo handicappato che lui all'inizio metteva in subbuglio la classe, poi li ho fatti ragionare, i ragazzi, i compagni l'hanno rispettato, lui si è comportato bene e preparavo i compitini a parte in modo che rimanesse tranquillo. E ho avuto anche qualche sostegno in questo periodo, la figlia della maestra Rossini, insomma un'altra collega, che qualche ora me lo portava via e così potevo lavorare tranquilla. Cosa c'è da dire ancora qua? Lei che materie insegnava? Ecco, allora, maestra unica e avevo tutte le materie e insegnavo perfino ginnastica perché mio figlio professore mi dava dei consigli, mi faceva delle schede per fare degli esercizi e l'ora di ginnastica era, piaceva a tutti, era proprio quasi un gioco. Ecco, il canto, quando studiavo ero anche nel coro, ma poi non mi riusciva di cantare da sola, allora portavo il giradischi con le canzonette anche dello Zecchino, ecco, fra giradischi, bambini, insomma c'era anche l'ora di canto. Poi, non so, un'altra cosa che posso mettere in risalto, che un'ora al mese mi sembrava la prima settimana, cosa il sabato, con la parallela si faceva un saggio spontaneo, perché quasi tutti con la concetta si portavano, preparavano le poesie o i dialoghi, era una cosa più spontanea che altro, però dava soddisfazione, a me piaceva, ecco, bisogna che lo dica questo. Dopo. Erano previste gite, uscite, visite a musei? No, no. Anzi, siamo andati col primo turno, siamo andati a Gardaland, ecco, con un'altra classe, non con la parallela, con un'altra classe. L'unica uscita che abbiamo fatto, perché in seguito, per essere sinceri, con la collega abbiamo deciso niente gite fuori paese perché ci mettevano un po' in sobbuglio anche la paura e l'ansia che questi bambini magari combinassero qualcosa. L'unica gita era quella degli alberi, ecco, la festa degli alberi. E dopo siamo andati a Torcegno, ossia alla cappella, ecco, ma gite da poco, insomma. E un'altra cosa che ho le foto, quando abbiamo fatto, sempre con la collega, abbiamo fatto la giornata ecologica,
però organizzata da noi. Abbiamo pulito il paese dalla piazza quassù e con i mezzi, scopetta, niente guanti, così alla buona. Nessuno si è preso malattie, sono stati solo contenti e soddisfatti. Ecco, ecco, sussidi, aiuti, non ne avevamo, c'era. Ultimamente c'era il maestro di canto, però, ecco, che faceva un po' di musica vera e propria. C'è sulla foto anche là, non ricordo. Lingua straniera? C'era, sì, c'era il tedesco, come era fatto al maestro Pier Giorgio qua, ma in un modo ricreativo quasi, non so, giochi, disegni, interpretazioni, non come lingua vera e propria, imparavano delle frasi e basta, insomma. Ma mi sembra la quarta in quinta, non negli anni precedenti, no? E anche quando insegnava lei, venivano fatte delle attività pratiche, non so, mi viene in mente il ricamo, piuttosto che il traforo per i ragazzi? No, l'ora del lavoro io la facevo tutti assieme, o c'era chi disegnava, no? Alle bambine insegnavo a cucire, ho fatto un grembiolino, ecco, ma non per fare i mostri così, solo per fare l'ora di attività pratica, che era nel programma e allora in qualche modo si cercava di attuarla. E i rapporti con i colleghi, con i superiori, con i genitori, come erano? A mio tempo sempre buoni, perché alle 10 si beveva il caffè durante la ricreazione tutti i maestri, e poi anche i biscotti a turno, chi li portava, insomma. Ecco, con i superiori io non ho mai avuto rogna, anzi ho avuto consigli e aiuti, perché nel bisogno i superiori, i direttori tenevano dai maestri, ecco, e i genitori si faceva l'udienza mensile, collettiva, e niente, andava bene, insomma, andava bene tutto, ecco. Ha qualche ricordo particolare del periodo in cui ha insegnato a Telve? Erano classi numerose, per quanti anni ho insegnato? Ho insegnato sempre con la parallela, ecco, e sempre sulla ventina, due o tre, più di 20, insomma, e avevo questo ragazzo in più handicappato, ecco, che quello l'ho portato 2 anni avanti, finché ha avuto l'età da uscire. Particolari ricordi, no? E gli alunni erano bravi, disciplinati, oppure ogni tanto la facevano dannare? Allora dicevo che forse un rimprovero che devo farmi, perché oggi lasciano andare, lasciano correre, e io mi riconosco di essere stata un po' troppo severa. Sul serio. Ad esempio, una bambina che alla fine della prima non riusciva ancora a scrivere, e allora ho parlato con la mamma e la mamma mi ha detto: fa molto bene farla ripetere. La mamma, invece che rimproverarmi, la mamma è stata. E poi infatti è andata avanti tutti gli anni, non ha più avuto problemi, però al giorno d'oggi forse l'avrei portata avanti facendole degli insegnamenti a parte, così. Questo è un rimprovero che mi faccio su serio, e non so. Allora qualche collega mi racconta: oh, i miei alunni mi portano, e allora dico: a me forse non hanno voluto tanto bene, su serio, perché sono stata un po' severa. No, c'è qualcuno che veramente si ricorda, ma insomma, così. Comunque, no, anche disciplinati, mai che ci fosse stato qualcuno a combinare qualcosa di grosso, mai, no. E la scuola com'era? Come si presentava? Com'erano le classi? Il primo anno mi hanno messo quasi in cantina, perché non c'era posto, mancava un'aula. Però io ero l'aula, no, era, si presentava bene, anche se era nel sottosuolo, diciamo. Ecco, mi sono trovata bene, ero libera, nessuno mi disturbava, facevo anche la ginnastica, anche dopo è stata adibita quasi a palestra. Ecco, un anno solo, poi le scuole le hanno fatte. Ah, c'era la questione del grembiule. Allora, primo tempo nero col collettino bianco,
Dopo, quando hanno rifatto le scuole, che c'era ancora non il direttore ma la direttrice, ha voluto che tutti abbiano un grembiule, allora una no, le bambine il grembiule azzurro e i bambini anche la casacca. Là c'è stato un po' un malcontento fra i genitori, però era bello vederli. Era bello vederli vestiti così, insomma, ecco, però finché ho insegnato io sempre la divisa. Dopo ho incominciato, adesso non c'è più divisa né all'asilo né, né niente. Prima di andare a scuola dovevate andare a messa? Ecco, prima di andare a scuola ci si trovava tutti in chiesa alle 7:30, perché alle 8 cominciavano le lezioni. E una volta è capitato che il direttore è arrivato prima degli scolari e una maestra bonariamente, ma oggi il prete continuava a lavare tutte le sue cose, insomma, però non tutti, ma la maggior parte arrivavano all'inizio, qualcuno arrivava a metà, qualcuno alla fine, ma ci tenevano, i genitori ci tenevano che i figli andassero a messa, ecco. E poi cominciavamo le lezioni, ecco, e l'ora di religione, anzi 2 ore, veniva fatta dal parroco. E io ricordo che faceva le lezioni molto bene, molto pratiche, insomma, e anche alla fine della lezione insegnava un canto che veniva ripetuto, oppure uno nuovo ogni tanto, così. E poi a mezzogiorno c'era la mensa, ma non tutti partecipavano quelli che desideravano avere un pasto caldo, che magari erano lontani, venivano dai masi, oppure che i genitori stessi erano occupati e chiedevano, però a pagamento, non pagavano tanto, però pagavano quello che costava, non è che avessero avuto degli aiuti, insomma. E così le cose andavano anche bene. Poi più tardi è venuto anche il dopo scuola, c'era, perché l'orario nostro era a giorni alterni orario completo mattina e sera, e gli altri giorni metà, allora metà fino a mezzogiorno. Allora chi voleva si prenotava il dopo scuola, c'era una maestra in aggiunta che faceva delle attività pratiche oppure gli seguiva nei compiti. Era però un aiuto che faceva bene a tanti che non riuscivano a studiare da soli, ecco. Questo mi ricordo del dopo scuola.